Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi volevo andare a mostrarvi quello che ho comprato al Cartoomix, aggiungendoci anche quello che avevo preso al Nerd Show che non vi ho mai fatto vedere. Prima però ragazzi volevo annunciarvi che domani alle ore 19, quindi 7 di sera, ci sarà una live su questo canale dove andrò a parlare più approfonditamente del Cartoomix stesso, andando a parlare delle persone che ho incontrato, degli youtuber nuovi che ho conosciuto, del rapporto che ho con voi fan, del raduno, di tutto quello che ho visto, di tutto quello che ho provato, di tutte le mie sensazioni. E poi mi farete anche qualche domanda scomoda come al solito in live. Quindi siccome i feed delle live non vanno mai, vi invito, se siete interessati, a mettere la sveglia sul vostro cellulare per le 6:30 e a prepararvi psicologicamente, perché verso le 7 ci sarà appunto questa live veramente veramente ignorante. Direi di iniziare ragazzi da quello che ho spammato a chiunque io abbia incontrato dall'inizio alla fine della fiera, ossia la filosofia del giardiniere, che ho trovato alla Feltrinelli di Milano Centrale e che ho deciso di prendere perché... perché c'ho la droga in testa. E niente, questo è stato addirittura un acquisto fuori dalla fiera, quindi potete immaginare che cosa posso aver combinato dentro. Il primo acquisto che volevo farvi vedere è niente po' di meno che questo, secondo me, bellissimo cappello di Sublime. Cioè, guardate che cosa veramente fantastica. Questo, con questo qua ci registrerò sicuro, raga, è bellissimo. C'è un'espressione bellissima. L'ho preso per tipo 15 euro e mi piace un casino, tra l'altro sto pure bene, quindi lo tengo per tutto il video. E niente, l'ho preso per appunto per 15 euro sul finire della fiera, la domenica, che ragazzi sono andato via alle 3 perché stavo male, obiettivamente non ce la facevo più, c'avevo le gambe a pezzi. L'ho trovato e ho detto, minchia, prendiamolo. E così l'ho preso, 15 euro buttati nel cesso, ma va bene così, è bellissimo. Gli euro buttati nel cesso, ragazzi, sono ben altri, perché sulla community qualcuno ha raggiunto i 300 like e li ha pure superati di molto, e quindi per ben 18 euro sono stato costretto a prendere. Occhio, preparati tu che stai guardando il video. Faccio 5 secondi di vuoto in editing, così poi ti appare e ti prepari psicologicamente. Signori, il nuovo meme del canale, chiamatelo pure Abortozard, con questo collo, che definire collo è difficile, con queste ali e questa coda che Tia mi ha fatto. Altro, c'è ancora il cartellino, togliamolo, ole. Abortozard, perfetto, guardate che bella coda ragazzi, sembra un cazzo di cuoricino, un fiorellino. Poi abbiamo queste ali poco monche e questa espressione che... Trovate nei commenti un aggettivo per questa espressione, vi prego. E nulla ragazzi, mi spiace avervi creato questo incubo, ma sappiate che lui apparirà ogni qualvolta otterrò un aborto all'interno delle mie serie. Cioè ogni episodio, quindi preparatevi. Non lo so, se volete lasciare un like per curare la malattia di questo Pokémon, funziona, mi ha detto la regia, quindi provate. Infine signori, come regalo da parte di Marika Tonni, che io ve lo dico, ha aumentato la qualità del canale del 90%, un saluto a Marika nel mentre, abbiamo lui, l'unico ed inimitabile, miei, il divino. Signori, il divino ce l'abbiamo qua. Io lo appenderò qui, così mi veglierà su ogni serie che faccio, su ogni video che faccio. Lui raga è veramente spettacolare, raga, è una delle cose più belle che io abbia mai avuto. Con questa manina che vi saluta, lui ha tante belle storie da raccontarvi in live domani, quindi mi raccomando, presentatevi. Sappiate che ha veramente aumentato la qualità dei miei video, cioè voi mettetevelo in testa questo. Raga, il divino sarà sempre qui dietro, ecco, lo vedete, no? È appeso lì. Sai, sempre qui dietro, questi sono gli occhiali della poi vita. Avrei una felpa di out che però è da lavare, visto che l'ho messa ieri in fiera, ma avete pure visto con quella felpa, preparatevi perché finirà male. Purtroppo non ce l'ho qui, cioè del tipo che in un episodio lui prende e mi ammazza subito sul posto. Passiamo ora molto rapidamente agli acquisti anche del Nerd Show, li avete già visti alcuni ma non è importante. Ho preso questo Dragonite che sinceramente è molto carino, l'ho fatto vedere in alcuni video. Mi piace un botto, l'ho preso, non mi ricordo neanche il prezzo, sinceramente non penso comunque più di 15 euro. Uscendo dal tema Pokémon, ho preso anche, o almeno avrei voluto prendere, ma purtroppo poi sono stati dei problemi logistici, questa catenina di Attack on Titan, che però si è tutta cazzo sfaldata.
Quindi ora avrei bisogno dell'attack per riattaccarla. Il problema è che non c'ho mai tempo e non c'ho mai voglia. E mi dimentico, perché tra tutte le cose che devo fare non mi viene in mente di mettere a posto una catenina distrutta. L'ho pagata pure non troppo e si è sfasciata dopo tipo 2 millisecondi. Però è lì, l'ho comprata, e quindi sti gran cazzi ve la faccio vedere anche se è rotta. Poi avrei una felpa di out, che però è da lavare, visto che l'ho messa ieri in fiera. Ma avete pure visto con quella felpa alcuni di voi. Purtroppo non ce l'ho qui e quindi come cazzo faccio a farvela vedere? Manco c'ho una foto con quella felpa, quindi sono fottuto praticamente. E basta, sommariamente gli acquisti che ho fatto sono stati questi. Quindi vi ho introdotto al nuovo meme del canale, al divino e al cappello di Sablai. Spero che ci facciate l'abitudine. Io ragazzi vi ricordo che domani alle ore 7, ossia 19, ci sarà una live in cui parlerò più approfonditamente della giornata in sé. Quindi mi raccomando, fatevi trovare belli pronti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito a lasciare un bel piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi spiace per la felpa di out, ma purtroppo è da lavare, non riesco a farvela vedere, ci farò qualche video. Io vi invito comunque a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, perché la giornata comunque l'ho documentata su Instagram, che è fondamentale. Quindi se non mi seguite vi invito a seguirmi. E mi raccomando ragazzi, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Cioè, o almeno per provarci, perché non si sa mai. Però tentar non nuoce. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.